Ora passiamo all'esercizio numero 3, che è uguale al numero 2, ma stavolta c'è l'attrito. Il coefficiente di attrito statico vale 0,15 e quello dinamico 0,10. Questi infatti sono i coefficienti d'attrito. La forza è la stessa di prima, quindi 1200 N. Dimostra che il sistema non si muove. Come al solito scriviamo le due equazioni di Newton per la macchina e per il camion. Stavolta aggiungiamo anche le due forze d'attrito, con il segno negativo perché rivolte verso sinistra a ostacolare il moto. Come al solito facciamo la somma delle due equazioni, otteniamo l'equazione di Newton dell'intero sistema, dove le forze esterne ora non è soltanto più la forza F come prima, ma ci sono anche le due forze d'attrito, che possiamo calcolare i loro valori massimi possibili attraverso le formule dell'attrito statico massimo. Questa formula rappresenta l'attrito statico massimo come se i due mezzi fossero un unico oggetto di massa totale m più m. Quindi abbiamo le forze esterne, che sono la forza F che tira a destra, questa forza totale che tira a sinistra, e poi la massa totale del sistema per l'accelerazione. Noi dobbiamo dimostrare che il sistema non si muove, quindi l'accelerazione è zero. Lo è se la forza totale esterna è zero, cioè se l'attrito riesce a compensare questa forza esterna da 1,2 kN, questa. Perciò vado a calcolare la forza totale d'attrito, il suo valore massimo, attraverso questa formula. Coefficiente d'attrito statico 0,15, 6 tonnellate di massa totale, 8,82 kN, supera la forza F 1,2 kN. Quindi, siccome l'attrito fa sempre il minimo indispensabile, come gli studenti, non deve ricorrere a 8,82 kN, ma si limiterà a fare 1,2 kN come la forza F, giusto il necessario per annullarla. Questo significa che, siccome la forza d'attrito annulla la forza F, non c'è accelerazione, il sistema resta fermo. Come piccolo approfondimento, notiamo che già basta la forza d'attrito sulla macchina per tenere fermo il sistema. Infatti, la forza d'attrito sulla macchina, valore massimo possibile, si calcola utilizzando la massa della macchina, quindi una tonnellata, e viene 1,47 kN, che già è superiore rispetto a 1,2 kN, che è la forza esterna. Quindi vuol dire che già questa forza d'attrito FA2 è in grado di contrastare la forza con cui tiriamo la macchina. Di conseguenza la corda non va neanche in tensione, dal momento che la macchina non si sposta grazie all'attrito che la tiene ferma. Quindi la corda non si tende, le due tensioni sono nulle e non c'è bisogno neanche che l'attrito intervenga a tenere fermo il camion, dal momento che il camion non è tirato da nessuna forza, in quanto questa tensione non c'è. Come è scritto qua, la tensione della corda è zero e quindi non è necessario neanche che intervenga l'attrito sul camion.